Inizio di 2023 all'insegna degli acquisti per le borse internazionali. È un movimento destinato a durare? Bisogna comprare? Bisogna vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Beh, carta rossa, perché io sono ribassista un po' su tutto e poi in questo momento, no, ancora c'è la retorica del sale tutto, scende tutto, quindi spero insomma che questa retorica cambierà e che ripartiranno le decorrelazioni, ma il mio primo short è sul DAX. Il mio livello d'ingresso sono questi livelli qua, insomma, diciamo 14.820 avevo indicato, lo stop loss sarà 14.900, però avendo una volatilità il DAX impressionante, insomma, ultimamente sembra l'elettrocardiogramma infartuato, cioè una cosa impressionante, quindi devo stare un po' più largo sullo stop, quindi ho messo una cifra tonda 15.000. Il primo target è 14.500, però io ritengo che i giochi siano un po' fatti, cioè tu parlavi di questi inizio anno scoppiettante, no Riccardo? È vero, c'è stato un inizio d'anno scoppiettante, però sappiamo che l'inizio anno può essere anche fuorviante perché i volumi sono inesistenti, anche il 2022 iniziò con dei rialzi e poi abbiamo visto com'è finita. Secondo me il mercato nel 2022 non è sceso abbastanza. Adesso il mercato americano, l'Europa sta sovraperformando in maniera impressionante l'America, il DAX è anche abbastanza giustificato perché questi hanno messo sul piatto 200 miliardi, no? Per risolvere la crisi energetica, per non lo far pesare sulle bollette dei privati e delle aziende. Però sappiamo, insomma, che queste opere performance dell'Europa non è che durino più di tanto. C'è stata una fuga dal Nasdaq che è massacrato. Voglio vedere la tua carta su Tesla e già da adesso ti dico che se è una carta verde la contesterò. Veramente il Nasdaq è massacrato, queste aziende sono annaspano. Per me, ecco, diciamo che con ieri abbiamo visto i massimi, io spero che sia così e che da qui il mercato cominci a scendere. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.